Siamo in registrazione e benvenuti a una nuova puntata di Quattro Chiacchiere con. Sono stata un po' di mesi in silenzio, adesso riprendiamo con una amica collega scrittrice, Cinzia Perrone. Vorrei rapidamente, per chi non ci ha mai, non mi ha mai seguito, dirvi un po' il format di queste chiacchierate. Ovviamente siamo tutte scrittrici, non necessariamente scrittori di gialli come me. Mi è piaciuto fin dall'inizio chiedere alla mia ospite o al mio ospite di trovare un tema importante di vita, della vita quotidiana di ognuno di noi, che si riscontra maggiormente in qualcuno dei romanzi che abbiamo scritto. Il mio ospite me lo comunica e io vado anche tra i miei romanzi a scartabellare e vedere dove maggiormente questo tema di vita emerge. E noi faremo un po' a botte e risposte, e io magari mi perdonerete se farò da anchorman, magari interrompo la Cinzia un mese, vedo che vado troppo oltre. Allora io vorrei innanzitutto, prima di lasciare la parola come presentazione a Cinzia, dirvi che allora, il tema che lei ha deciso è un tema molto interessante, e poi lei ce ne parlerà, il tema del tempo, e vedremo in che modo. Allora, Cinzia, ti lascio la parola, rapidamente dici chi sei, il tema, ci fai vedere la copertina rapidamente del tuo romanzo, in sintesi, veramente sintetica, la sinossi, poi mi rilasci la parola. Prego. Ok, allora innanzitutto ti ringrazio per questa opportunità di queste quattro chiacchiere leggere e mi unisco a te ai saluti verso tutti. Il tema che ho scelto, allora prima di tutto, vabbè, sono Cinzia Perrone, abito a Jesi in provincia di Ancona, ma sono di Napoli, sono originaria di Napoli, sto qui da una decina di anni, vivo qui. E il tema che ho scelto è il tema del tempo, della preziosità del tempo che a volte Interessantissimo. noi sottovalutiamo. E il mio romanzo è questo. Alza la copertina, alzalo un altro po' per favore. Togli un po' le mani, ok. Allora, Cinzia Perrone, il titolo è L'uomo che parlava all'universo. Perfetto. Ok. Perché il tempo? Perché quest'uomo, il protagonista che narra in prima persona in questo romanzo, è afflitto da un problema paranormale. Quindi è un po' un mistero psicologico questo romanzo. E praticamente in lui si riversano sistematicamente delle anime appena morte, che invece di prendere la via della luce verso, verso insomma, la seconda destinazione, diciamo così, gli viene offerta dall'universo, per questo l'uomo che parlava all'universo, gli viene offerta la possibilità di esaudire un desiderio, di fare qualche cosa che avevano in sospeso, e quindi l'anima trasmigra nel corpo di questo. Interessante, abbastanza particolare. Annullando, cioè lui, però la sua anima rimane latente nel suo corpo, cioè lui assiste alla possessione, vede Ok. tutto. Quindi lui è un po' come se fosse uno spettatore di qualcosa che avviene in se stesso. Esattamente, infatti lui lo dice, io sono uno spettatore in prima fila. E naturalmente l'universo ha tutte le sue regole di queste possessioni, quindi sono sempre persone che abitano dove abita lui, come me, di Napoli, trasferitosi però a Torino, città dove ho abitato, per questo io ho ambientato il romanzo a Torino, perché la conosco, insomma. E quindi sono persone del suo stesso sesso, della sua stessa età. Quindi lui piano piano tiene un'agenda, ricostruisce tutte queste possessioni e quindi riesce ad elaborare un po' quelle che sono le regole del gioco. Però Chiaramente. questo gioco a lui lo ha stancato, perché capisce che il tempo di queste persone è prezioso, ma è prezioso anche il suo. E Certo, quindi si sente derubato del tempo.
Ok. Ecco, senti, nell'ambito appunto di queste considerazioni sul tempo, ci sono parti in cui particolarmente, scusate il gioco di parole, lui fa delle considerazioni pesanti sul tempo, ti viene in mente qualcosa? Sì, lui, vabbè, oltre il tempo ci sono anche altre riflessioni che lui fa, perché poi a un certo punto lui in tutte queste avventure, diciamo un po' a ruota libera, si lascia andare a questi pensieri, queste riflessioni, tutte Quindi queste diciamo sue. che il romanzo di per sé, e poi do la parola a me, diciamo che la cosa diciamo, interessante è che è da una parte un mystery paranormal, però in realtà diciamo, basato su considerazioni, sentimenti di vita che non sono così paranormal, anzi sono fondamentalmente umani e che purtroppo, dimmi. Infatti bisogna leggere molto tra le righe, Ecco, cosa sì. che In bisogna fare in tutti i romanzi, per tutti i carità. romanzi, certo. Allora, non ci dimentichiamo la scelta di un autore, come l'ho fatta io, di far narrare il protagonista. Il protagonista non è il narratore onnisciente, quindi ti Infatti, dice quello che vuole lui, e questo certo. il lettore è la prima cosa di riferimento che deve avere, Che devo secondo me. prendere, è chiaro, sì. Allora, Quindi no. diciamo un mistero nel mistero, ci Certo. penso pure. No, ecco, questo è interessante. Io, per esempio, per un altro romanzo ho fatto parlare proprio il protagonista in prima persona, perché anche il parlare in prima persona è molto bello, secondo me. Ovviamente ha delle, come dire, delle peculiarità diverse, perché cambia il modo con cui lo scrittore fa avanzare la storia, perché attraverso gli occhi di una sola persona tante cose che stanno avvenendo non si possono descrivere perché la persona non le sta vedendo. Allora, nel mio caso, ecco, io faccio vedere il mio romanzo, l'ho scelto nella quarta indagine. Dimmi quanto si vede del romanzo, della copertina. Ok. Bene, un po' più in alto, un po' più in alto, ok, perfetto. Allora, il romanzo, Poi ci sei. sì. Allora, il romanzo si chiama Tutto torna ed è la quarta indagine di una delle mie linee, diciamo, di serie gialli ed è più un legal thriller, si ambienta nella città dove io vivo da 15 anni a Seattle. Lui è un avvocato penalista ed è un avvocato, oltretutto, difensore. Quindi, per intenderci, non è un pubblico ministero, quindi è un avvocato difensore. Ma un po' come alla Perry Mason e come altri, diciamo, personaggi tipo alla Tom Clancy, molti personaggi di Tom Clancy, ha proprio questa passione per le investigazioni. Allora, quando tu mi hai, ed è una persona molto acuta, allora, quando tu mi hai comunicato il tema, del tempo che passa, che si spreca, che non ci rendiamo conto. Allora, io perché ho scelto questo romanzo? Innanzitutto, in sintesi, la trama qual è? È un cold case, quindi un caso, congelato all'italiana. Praticamente il personaggio sta uscendo da un comune giorno in cui esce dal tribunale, viene attratto da un paio di orecchini che una donna che sta uscendo velocemente indossa. Rimane senza parole, quasi bloccato, quasi paralizzato per alcuni istanti, perché non solo la fisionomia di questa donna, ma gli orecchini, che poi ovviamente non dico niente degli orecchini, ma che poi si capirà col passare la storia, lo riportano indietro di 2 anni, quando poi, al momento in cui la sua ex moglie, a cui lui era comunque ancora legato effettivamente, viene uccisa, barbaramente uccisa, e all'epoca non era stato trovato, l'assassino. Allora, nel romanzo, la visione di questa donna con questo paio di orecchini che ha un senso, lo riporta a riprendere privatamente, come faceva anche Perry Mason, le indagini, fino ad arrivare effettivamente a un finale sconvolgente, perché a partire dal quinto, adesso sto scrivendo il sesto romanzo di questa serie, io ho dovuto sconvolgere alcune cose, proprio perché il finale è sconvolgente. Ho dovuto cambiare in alcune, perché tutti i romanzi sono autoconclusivi, ma c'è un filo conduttore, come in genere succede per le serie. Allora, il discorso del tempo. Perché in questo romanzo Joe Spark, che è il protagonista,
nel ripercorrere tutte le fasi inevitabilmente del fallimento del suo matrimonio, di questa donna, cosa ha portato questa donna anche a invischiarsi in situazioni non propriamente buone, soprattutto per una donna, e poi portarla ad essere uccisa, lui ripercorre con la mente tanti errori, tanti sbagli che lui ha fatto, questa sua foga di non solo del suo lavoro come avvocato, ma di prendere molto tempo a lui, alla sua compagna, toglierlo come tempo in comune per fare cose anche normali di vita quotidiana, per portare avanti delle sue investigazioni che nascono da casi di alcuni suoi clienti. E quindi lui si rende conto di quanto ha tralasciato anche aspetti normali. Ci sono delle parti in cui lui dice che passa per esempio davanti a una locandina di una discoteca in cui c'era un complesso che suonava, lui si ferma, torna indietro di nuovo nel tempo e dice: caspita, quante volte Eli era la moglie, mi diceva: dai, andiamo a ballare, andiamo di qua di lì, e io continuavo invece a impegnare troppo tempo, a lasciarla sola a casa, quindi spingerla anche verso altre persone, quindi a pian piano a raffreddare, diciamo, la nostra vita. Tu mi avevi anche detto, per esempio, che un tema importante è il rapporto anima-corpo nel romanzo. Anche in questo, ecco. Nel mio romanzo è palese, perché... È certo, perché c'è il corpo fisico e queste anime. Ecco. Nel mio caso, che potrebbe essere, diciamo, in un certo senso, diciamo, meno palese, ma comunque si evince, proprio perché lui fa in molti punti proprio queste riflessioni di quanto noi esseri umani siamo diciamo, la confluenza di esigenze fisiche, siamo quindi un corpo, ma anche di una serie di sentimenti, di esigenze che nascono dai sentimenti. E quindi lui, diciamo, rievoca quello che nei romanzi precedenti era emerso poco del fallimento del suo matrimonio. Quindi anche qui, diciamo, c'è molto della... E questa è una cosa in generale, e tu, diciamo, ne converrai anche tu, è una cosa bella di noi che scriviamo, è proprio quello di poter i nostri sentimenti esternarli verso chi legge. Allora, noi siamo al 12esimo minuto, quasi 13esimo. Prima di comunque dire qualche altra cosa, vorrei che tu ci facessi rivedere la copertina e dirci dove trovarla, come trovarla. Se ci fai rivedere la tua copertina. Allora. Perfetto, ok, allora. un pochino più in alto, benissimo. Quindi l'uomo che parlava all'universo. Allora, è disponibile su tutti gli store online, quindi Amazon, IBS, Mondadori, Feltrinelli, via dicendo, e anche, perché ci sono i distributori, ordinabile presso le librerie, tutte le librerie fisiche. Sì. Quindi c'è sia la versione ebook che la versione cartacea. Sì, ecco, la allora... versione cartacea anche online, naturalmente. Sia la versione ebook e la versione poi cartacea uguale. Allora io vi faccio rivedere, il tutto torna, si vede bene? Sì. Ok. Solo lui. Però ecco, sì, anche l'immagine di Seattle. Ecco, sì, tutto torna, è la quarta indagine. Anche nel mio caso c'è sia la versione ebook, sia la versione cartacea, e ordinabile appunto negli store online. Il cartaceo, anche lì, diciamo, soprattutto in Italia si può ordinare. Anche andando direttamente, diciamo, ordinandolo in libreria per chi magari non vuole fare l'ordine online. Senti, ci vuoi aggiungere qualche cosetta magari in coda alla considerazione per il romanzo e poi aggiungo anche io qualcosa? Hai detto giustamente, sì, che noi c'è sempre un messaggio che lo scrittore dà attraverso il suo racconto, i suoi personaggi, quindi attraverso Sandro, il protagonista del mio romanzo, ecco, forse la mia visione del tempo prezioso che non va sprecato, ecco, l'ho infarcito a inizio di ogni capitolo anche di qualche citazione a proposito. Bello, sì. Giusto per aprire il capitolo, si usa fare
E niente, un bel mistero da scoprire in tutti i sensi, perché, come dicevo, il fatto che sia un narratore protagonista e non in prima persona e non il solito narratore onnisciente in terza persona, deve far capire al lettore che questo racconta quello che vuole raccontare. Quindi diciamo che c'è trippa per gatti, nel senso che c'è molta carne al fuoco, diciamo. E c'è il surreale paranormale apparente e poi c'è la vita di Sandro con la famiglia, eccetera, eccetera. Quindi. Sì, no, interessante. Allora, nel mio caso, le parole conclusive che vorrei dire è che io sono in prevalenza, scrivo e leggo come lettrice. Gialli in tutte le sfumature, sia moderni sia storici, però leggo anche romanzi di azione, quindi per intenderci un po' alla Clive Cussler piuttosto che Wilbur Smith, eccetera. Quindi a me piace l'azione in generale, non necessariamente con dei morti ammazzati, però in prevalenza io scrivo per di morti ammazzati. E volevo dire, ecco, nel mio caso il tema del tempo, come ho detto prima, non è il tema centrale, diciamo. Perché è un romanzo poliziesco, ma questa storia in particolare io ho voluto proprio far sì che il protagonista, il detective, questo avvocato, attraverso quello che gli succede quel giorno, vede questa diciamo, apparizione che poi è reale, questa donna, lui ritorna indietro nel tempo e quindi ho voluto tramite non solo le sue investigazioni che riprende per cercare di scoprire chi ha ucciso di fatto questa ex moglie, ma mi sono, tra virgolette, divertita, perché poi non è un divertimento quando si tratta di cose tristi, cioè il fatto che c'è un rapporto che si è sgretolato, eccetera, ma comunque divertita nel senso di aver messo nero su bianco attraverso i pensieri del protagonista tutte queste lucubrazioni di quanto noi sbagliamo fin troppo spesso nella vita di dare per scontato che la nostra vita sia lunghissima, che il tempo e che i problemi capitino solo agli altri, mai a noi. Ecco, ci sono tutta questa serie di cose che, come altri, appunto, anche altre cose di vita che emergono. Allora, noi vi salutiamo, ti ringrazio Cinzia di essere Grazie. stata qui con me. E se magari l'immagine non fosse molto chiara, ci scuserete, ma io addirittura sono a circa 10-12 mila km di distanza, da me è giorno, invece da voi in Italia è sera nel momento in cui stiamo facendo la registrazione. Allora io saluto tutti, saluto te e grazie e alla prossima, al prossimo appuntamento.